Nel video di oggi creeremo tutti i personaggi di Billy Bastab. Ci sarà Fantoccio, Barnaby, Aristotele e Billy la capra. Che aspettate, accomodatevi e godetevi lo spettacolo. Sipario, azione. Ciao, come stai? Io male, forse morto. Ah! Questa era la nostra tomba! Eravamo dentro una tomba! Eravamo morti! Tuttavia, sento una strana musichetta provenire dalla... Sono milioni i modi per morire! Come abbiamo creato tutti gli avatar di Roblox, creeremo il primo personaggio, che è il personaggio principale, che è Billy. E Billy è... una capra! Urlare, qua ci vuole concentrazione. Lei è Billy? Anche lei è Billy. Billy, fermati, mi stai facendo girare la testa. Billy, Billy. E lei è Billy che si muove. Ma muoviamoci noi adesso a fare Billy. Allora, le orecchie. Io ho sempre detto che Billy è un coniglio. Perché? Perché ha queste orecchie lunghe. Immaginate una capra su Minecraft con queste orecchie. Certo che non ve le immaginate. Impossibile. Cos'è sta capra con le orecchie lunghe? Ora, Billy non la cambierò. La lascerò una capra per farvi capire che le capre sono diverse. Facciamo che coloriamo. Abbiamo bisogno di una bella secchiellata di bianco. Non proviene da me questo bianco, Ora che abbiamo imbiancato Billy, la capra, ecco, mi sono dimenticato il nasino, mettiamocelo così. Dung! Il nasino nero, ding ding ding, ding, ding. Attiviamo la modalità specchio. Ciao Loki, ciao. Ciao, sì, sì, sì. Stai bene oggi, eh? Anch'io? Grazie. Dobbiamo disegnare due grandi occhi ovali. Perché è nato prima l'uovo o il caprino? E al centro devono essere belli azzurri. Loki, ma che stai facendo? Non sembra Billy! Perché Billy non è una capra. E quando lo capirete, sarà troppo tardi. Loki, mi stai facendo fare un po' di confusione, non ci capisco niente. È una capra o un coniglio? È una capra! Ma io vi sto dimostrando che non può essere una capra! Che bella, la nostra capra Billy. Un po' di lilla qui, un po' di lilla là e un po' di lilla sui piedi. E ricordiamoci che Billy ha il pelo, quindi disegniamo anche un po' di pelo. È una donna, una di quelle donne che non si fa la ceretta. Perché Billy, secondo me, è molto orientato sul tema fur, LGBTQ+, YZ. E qua gli facciamo un bel codone così, bello. Un codone da Carlino, vabbè. Qualche ritocchino finale. Ed ecco a voi, Billy. La capra! Volevate la capra? Volevate la capra? E questa è la capra! Capra urla! Capra urla! Capra! C'è la capra, c'è la capra, c'è la capra, 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 capra. Andiamo su Minecraft con la schermata lilla della morte a vedere se funziona. Ed eccoci qui, nell'ambiente naturale di una vera Billy, cioè una capra. Cerchiamo capra, prendiamo anche il corno. Schermata lilla della morte. Ho paura di cosa uscirà. Proviamo. Eccola, Billy. Ciao. Come stai? Con la linguettina sotto. Stai bene, Billy? Oh, sì. Così tutti potranno dire che sei una capra. Assomigli veramente tanto a una capra. Sei identica. Ci dovrebbe essere un'immagine qua di fianco che dice che sei una capra. Se lo dici tu. Stavamo dicendo, Billy, sapete che non l'ho mai suonato in vita. Oh, ha saltato. Ha fatto beh. Ma sapete cosa vogliamo fare adesso? Voglio mettergli il suono della capra che urla a Billy. Pa, 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 ra. E al posto di pa, 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 ra, ci mettiamo su milioni di modi per morire e la uccidiamo in un milione di modi. Tranquilla, Billy. Trasciniamo dentro la capra e sentiamola. Allora, vediamo se mi ricordo come si fa. Bellissimo. Oh, aiuto! Sta esplodendo la capra. Creiamo una nuova cartella, si chiamerà Suoni. Ora in questo papiro di testo ci siamo. Schermata lilla della morte e non so se funzionerà. È da tanto che non lo faccio. Ok, non sta funzionando. Oh! Ha funzionato! Vediamo. Immaginate Billy fa... No, perché è un coniglio, non è una capra, è un coniglio! Muore Billy! No, Billy, stavo scherzando! Ora dobbiamo cambiare il suono. Tu, amica mia, sarai Billy 2.
carina. Ma adesso, schermata Lilla della morte, perché dobbiamo vedere se il corno funziona. Tu funzioni. Ci riproviamo, schermata Lilla della morte. Ora funziona, avevo sbagliato una cosina. Si sta ricaricando il corno. Ma noi che corno ce ne frega, non ce ne frega un corno. Vediamo. È come prima la situazione. Non si è smossa di un corno. Ma perché ogni volta che sono il corno lei urla? Funziona, funziona! Non l'ho messo in editing. L'abbiamo fatto funzionare. E lei magari sta urlando. E sott'acqua? Aspettate! Mi è venuta in mente un'idea molto sadica. Prima di tutto dobbiamo... Vabbè. Ti sei vicini? Non sto uccidendo nessuno, non tengo nessuna donna imprigionata o coniglio. Ed ecco a voi il trailer di Billy Bust Up. Beh, che ne dite? Dite ancora che Billy è una capra? Ma adesso, basta! Per le mie orecchie. Andiamo a fare fantoccio. Billy, è arrivato il momento di salutarci. Io vorrei fare che sia un Alley, lo spiritello aiutante. Ma fantoccio è un burattino. Poi ha preso una gemma ed è diventato il burattinaio. A me fantoccio un po' ricorda un... Potremmo benissimo fare fantoccio, ma noi dobbiamo fargli un mantellino, tipo quello di Attack on Titan. Però ha le gambine. E dato che fantoccio assomiglia un po', come nome in inglese, fantocchio, a Pinocchio, le bugie hanno le gambe, tac, 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 corte. Può sembrare facile all'occhio di un esterno, ma è veramente difficile creare un mob per Minecraft Vanilla. È difficilissimo. Ma ora pensiamo a colorare. Fantocchio ha due colori, il verde e il beige, e gli occhi gialli. Prendiamo una bella secchielata di beige. Non so se riuscirà a farlo. E adesso andiamo a colorare invece con un bel verde. No, non è bello questo verde. Un verde ancora un pochino più desaturato. Così? Sì? Più giallo ancora. Ora facciamo gli occhi gialli belli cattivi. Così. Oh sì, questo sì che sembra fantoccio. Oh, cattivo. E ce l'ha come se fosse una specie di serpente. Quindi dritti così. La bocca con due denti. Che carino il fantoccino. Ci siamo dimenticati la piuma però. Una bella piuma lunga. E adesso, piuma fatta. Ora qui una specie di collare verde. E dobbiamo tirarglielo un po' su. Deve mascherare un po' la faccia. Deve essere tenebrosa. Il mantellino all'Attack on Titan. Tutto bello verdino. Sembra lui. Ci aggiungiamo qualche bottoncino. Uno. E ora ditemi se vi piace l'idea. Al posto delle ali gli mettiamo dei fili, perché in realtà lui era, cioè in realtà è, una marionetta. Ed ecco voi Fantocchio! Che lo spettacolo possa iniziare. Signore e signori, ladies and gentlemen, lasciate un mi piace e proviamo la schermata verde della morte. Ah! Che spavento! Schermata verde della morte, ce ne andiamo da qua, salutiamo Billy per sempre. Ah, per un millisecondo sentito. Beh, eccoci qua. Ah, la natura, il silenzio, qualche grillo. A lei, sapete che non ho mai visto una lei in gioco? Non so neanche se funzionerà questa cosa, non l'ho mai creato. Oh mio Dio, che rumorino strano. Ciao Fantocchio, come stai? Ma puoi volare? Ciao, ma tu vuoi gli oggetti, mi sembra? Sì! Ciao Fantocchio! Che oggetto potremmo dargli a Fantocchio? Dovevo svolacchi, guarda, ti guardo sotto la gonnella, eh? So, sono io il tuo creatore, so come ti ho creato. Che carino Fantocchio! Lo chiamo Fantocchio perché gli inglesi lo chiamano Fantocchio. E da quel giorno, purtroppo, che ho sentito Fantocchio, mi viene da chiamarlo Fantocchio. Ma quindi saranno i miei aiutanti? Posso dargli le uova? Così che loro si possono spawnare da soli. Ma avremo il mondo cosparso di marionette! Viva i Fantocchi! Fantozzi. Fantocci. In realtà non abbiamo una traduzione in italiano, perché il gioco non è ancora uscito in italiano. Ci sono solo questi due bravi ragazzi, Charlie Ebony e A Famous Infamous, che hanno fatto due canzoni e le hanno doppiate. Ma neanche loro sanno in realtà come si pronuncia. Nel gioco originale si chiama Fantocchio, quindi a questo punto si chiamerà Fantocchio o Fantosio. Beh, ora che abbiamo il mondo invaso di Fantocchi, giusto, Billy odierà Fantocchi? Non lo so. I Fantocchi odieranno Billy? Beh, se gli metto una spada in mano. Fantocchi?
Volete una spada? E ormai ci avete tutti le uova. Oh mio Dio! Sta urlando. Tieni tu con la spada. Uccidi lei. Vai! Valla a uccidere. Mi aiuti? Non siete proprio aiutantissimi, eh? Potrei creare un esercito di fantocchi e schiavizzarli. Ma facciamo così. Chiudiamo il sipario su questo brutto scenario. Ecco fatto. E così il palco di Fantocchio avrà finalmente... No, no, stanno impedendo che... No, questi due stanno impedendo che chiuda il sipario. Oh, no, maledetti! Non potete venire qui. Ce l'abbiamo fatta. Sipario? Prossimo personaggio. Ma adesso, per il grande spettacolo, abbiamo bisogno di Barnaby. Prego, Barnaby, entri. Grande applauso per Barnaby. Grande Barnaby. Perché è sto Barnaby? Nel frattempo sono successe un sacco di cose. Mi hanno tolto un dente del giudizio, ho avuto le febbre. Sì, da un secondo fa che ho fatto Fantocchio, avrò cambiato maglia. E ho un dente in meno, quello del giudizio, mi sfonteranno. Barnaby sarà un Enderman. Se parlo strano è perché non ho un dente, e mi fa ancora male, l'ho tolto ieri. Barnaby è un gufo, quindi dobbiamo fargli la testa che si può capovolgere così. Tra! Scherzo, dobbiamo fargli due orecchiette, una di qui e una di qui. E poi non ha le braccia, ma ha le ali, ha due grandi ali. Questo Barnaby voglio farlo bello perché lo useremo anche per l'occhino, useremo lo stesso modello, infatti molti modelli che facciamo qua, poi li rivedete anche dentro la serie con l'occhino, dentro la serie con l'occhi. E cosa più importante, ha una coda anche, una coda divisa tre pennutoidi così. Ah! Ma adesso passiamo subito al capolavoro finito. Ed ecco qua Barnabino! Vi piace Barnabino? E abbiamo fatto una bellissima bocca gialla, col becco, è un becco questo, un becco da gufo, i suoi occhi gialli da gufo giganti, il suo classico paio di ali da gufo e ovviamente, dato che è un gufo, ha un giubbottino rosa. Aia, mi fa male il dente. Ma vediamo adesso con la schermata nera della morte, vediamo se ha funzionato. Schermata nera della morte. È veramente tutto nero, eh. Qualcuno riaccende la luce. Eppure l'ho pagato le bollette della luce. Oh, ce l'ha fatta. Eccolo Barnabino. A lui abbiamo dovuto aggiungere anche le animazioni perché lo dovremmo usare all'interno della casa di Barnaby. Sono milioni. Aia, aia, aia. I modi per morire. È infilzato da una spada. Sì, qua è pieno di spade. Aiuto. Beh, se non vedete l'ora di vedere questo bellissimo episodio dove scappiamo da Barnaby, lasciate un like, iscrivetevi. Forse qua è meglio non premere queste perché esplodono. E aspettate l'episodio che esce con l'occhino, perché presenterò Barnaby all'occhino e sarà esplosivo come spettacolo. Beh, ma ora andiamo a vedere cosa fa Barnaby. Aspettate, se diventassi io Barnaby. Oh, oh mio Dio, siamo diventati Barnabino. Guardate quando sorridiamo. Oh, dove stiamo andando? Somigliani e mode per morire. Quando cammina apre la bocca. E poi quando attacca. Wow, 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 wow. Barnaby è così bello. E se lo facessimo più grande? Guardate quanto è grande quel Barnaby. È gigantesco. Il Barnaby onnipotente. Il gufo più grande che abbiate mai visto. Ma i gufi hanno il pipino. Io sono Barnaby. No, io sono Barnaby. No, io sono Barnaby. Ah, tu sei Barnaby? Ah, Barnabacici, cocco. Scemo, scemo. Ti becchio. Ma ora andiamo a fare l'ultimo che ci manca, che è Aristotele, cioè un axolotl. Per l'axolotl ovviamente useremo un axolotl. Aristotele, il nostro axolotl col mantellino blu. Che carini che siete. Quindi direi di allargargli sta roba qua. E anche questa. Gli facciamo giganti, queste specie di orecchie che ha. E poi dobbiamo creargli il mantellino. Però non è un axolotl animale. Non facciamo come Billy. Facciamo che un axolotl, abbiamo scelto il Drowned. Quindi l'ha negato perché sta nell'acqua. E allora che diventi Topolino. Con due grandi padelle. Ora gli facciamo il mantellino che scende. Prendiamo una bella spennellata di rosa e splash! Gli disegniamo la bocca, che va da qui fino a finire qua. Due grandi occhi tondi. Lo facciamo super in HD. Ed ecco voi Aristotele.
Ora cancelliamo tutto questo coso qui e dobbiamo creargli queste specie di orecchie strane che sembrano dei coralli. Ma d'altronde ce l'hanno così gli axolotl, eh? Non è uno scherzo. Oh, che strane che sono però. E ora dobbiamo fargli il mantellino blu. Prendiamo un bel blu. Oh, blu così acceso. E voilà, dobbiamo solo fare la gemma, che è di questo colore violaceo. Ogni gemma in Billy Bust Up ha dei poteri. E infatti all'inizio c'era Billy che stava cercando di rubare la gemma di Barnaby, quella gialla, arancione. Facciamo un po' di ombrecciole così. E ora un po' di culetti. Sì, perché i culetti sono tipo le scaglie. L'axolotl avrà le scaglie, non lo so. Noi gli facciamo i culetti. Mi sembra tanto è rosa, il culetto rosa. Ed ecco fatto il nostro Aristotele. Non è bello? A me piace tantissimo. Ciao fantocchi, come state? Allora, adesso andiamo nell'acquetta perché, oh mio Dio, quanti fantocchi. Dobbiamo provare l'axolotl. Però gli facciamo un po' di compagnia con l'axolotl. Dobbiamo provare il Drowned. Eccolo qua. Ho paura, facciamo la schermata rosa della morte del nostro Aristotele, che ci aiuterà quando uscirà Billy Bust Up nel tutorial. E prima mettiamo un axolotl. Ok. Sapete chi è? Lo riconoscete? Oh mio Dio, me l'ero dimenticato. Mettiamo un Aristotele. Beh, te l'ho detto che è della morte. Della morte, perché a volte succedono queste cose. Riproviamo con la schermata rosa della morte. Questa volta che rosa sia una cosa carina. Che cos'è successo? Perché è così distrutto? Ma che gli ho fatto male di... Cosa c'ho... Gli ho fatto di male sti cosi. Cioè vedete, più o meno sono Drowned. Più o meno sono degli aristotelini. Ragazzi, perché viene fuori sta cosa qua? Perché sei questo mostro delle paludi schifoso? Schermata rosa della morte. Questa è la iper mega ultra finale. Schermata rosa della morte. Sì! Perché in acqua è così? Scusatemi, ma fuori dall'acqua sta benissimo. Time set night, così che non muore. Ah! Ma che diavolo? Time set day. Cos'è? Perché adesso è bello? E poi è brutto. Beh, comunque per me nel mio cuore rimarrà bellissimo. Gli ho fatto un ombrellino come quello di Billy Bust Up. No, questo fa schifo. Questo. No, questo. Eccoti. Via, tu brucia. Bellino sei Aristotele, fammi vedere la gemma. Bellina. Se vi piace lasciate un mi piace. E se volete vedere altri video di questo tipo, lasciate un mi piace. Se vi piaccio io, lasciate un mi piace. Se non vi piaccio, dovete lasciare un mi piace lo stesso. Dall'occhio è tutto. Mi fa male il dente. Ciao. E il dente non c'è più tanto. Ciao.